Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Zaffiro Alpha, Randomizer, Nuzlocke, cure limitate. Siamo al percorso 118, dobbiamo raggiungere l'istituto medio e poi la sesta palestra per affrontare Alice e vincere anche la sua medaglia. Comunque, qui c'è la compagnia dei Mimi, che non è la compagnia dei Celestini, ricordiamolo. Troviamo Vigoverba a caso. E praticamente in base a come ci muoviamo noi, si muovono anche loro, anche se in realtà non credo funzioni più così da ormai molto tempo. Sprizzi, ma questo è un altro percorso, no? Eh sì, è un altro percorso questo. Preso Sprizzi. Per il momento non dico se lo faccio evolvere o no. Se ci sta, al prossimo episodio lo trovate, se no, no. Sostanzialmente. Tanto poi lo faccio perché mi conosco e quindi lo devo fare per forza. Wow! Addirittura un'orda di ludicolo! Ludicolo! Mi tocca evitare alcuni allenatori perché sono troppo forte. Tanto il condividi esperienza lo disattivo prima o poi. Voglio arrivare a un certo livello e poi lo disattivo perché sennò è troppo semplice. Trova l'intruso, cos'è? Purtroppo però non riesco a evitarli tutti. Weightlifter, questo solleva i pesi. Serperio e Steelix, wow. Questa non possiamo perdercela allora. Vai, pugno rapido su Steelix, sfascialo. Non gli ha fatto nulla, oddio. Vabbè, rullo duro però ce la fa a mandare KO un Serperior, no? No. Cortesia per gli ospiti. E mazzo legno quanto gli fa? Svegliamo Rocciorollo. Allora Steelix, ora tu che fai? Ago difesa, vaffanculo. Allora Steelix, che combini? Pugno rapido e troppo forte. Let's go. E ciao. Oh, vai, ciao Chip Skylark. Alla prossima, eh. Continua a lavarti i denti. Ah, ma si evolve Anorith. Oh, let's go. Che bello. Vediamo che diventa qualcosa di importante, si spera. Mi copro gli occhi perché non voglio vederlo come al solito, voglio sentire il suono. Ma che è, roccia? Non ci credo! Bulldor! Allora, io pensavo tipo più Graveler, ma Graveler c'è un suono più primitivo, della prima gen che non cambiano il font audio dei Pokémon. Allora, Bulldor è l'evoluzione di... la vera evoluzione di Roggenrola, Rocciorollo. Quindi è come se il primo Rocciorollo fosse tornato per dirci ci sono ancora, amico. Non ti abbandono. Che bello. Poi si evolve a 40 se non sbaglio ora. A me ci vorrà un po'. Faccio il girolo più corto, eh. Ah! Ma ci incontriamo sempre io e te. Com'è possibile? Forse è destino. Eh beh, sì. Ti senti triste e vuoti e una gran confusione in testa. Allora, lascia che io possa aiutarti. Vai su un ponte che è su uno strapiombo, su un fiumiciattolo. Ti metti una pietra. Allora, ho dovuto cancellare la parte in cui facevo la battuta su come rendere la sua vita meno triste e vuota. Però era black humor. Quindi è meglio evitare. Allora, Tropius, sei il Pokémon preferito di Anton Giulio Poketonks. Quindi. Che faccio a Zumarill? Gigassorbo e via. Se vince così facile? No, infatti a Zumarill è molto più forte. Tropius si carica, quindi si chiude nell'ovetto. E ci fa fendifoglia su Boldore. A Zumarill. Ho paura. Tropius che fa? Discarica ora, vero? Segugio. Ha passato 2 turni a caricarsi e fa Segugio. Ma che è sto schifo? Ah, perché Segugio.it per l'auto, cos'era? È a pezzi. Se fosse possibile dire quella battuta black humor. Credo
Cavoli, sarebbe stato perfetto. Per ringraziarti ti dirò una cosa, ma chi se ne frega? Vai via! Ivan e gli altri sono andati al Monte Pira. Dimmelo più forte che non t'ho sentito. Povera ragazza, quante ne ha passate. Ti affido questo Pokémon. Cast Form, è sicuro? No. Non è Cast Form. Bonsly, può evolvere! Bonsai! Direi che è il momento giusto quindi per andare a Forestopoli e conquistare anche la sesta medaglia. Però, ehi! Ehi, io come sempre mi chiudo gli occhi, non voglio sapere nulla. Che cos'era questo? Ah, Tyrantrum. Guarda, Tyrantrum l'ho sentito talmente tante volte il suo verso che proprio come potevo sbagliarmi? Tyrantrum, bello! Bello, Ed eccoci qui. Bella sta palestra comunque, Molto carina. Ah, qua tira vento, Quando piove tira vento. E siamo qui davanti ad Alice. Oh, sta prendendo il vento? Fa vedere. A me già arriva il vento. Come, devo essere alto come te per apprezzare il vento? Guarda qui i tuoi capelli come svolazzano belli al vento. Posso accarezzare? No, vabbè, niente. Allora, ci affrontiamo, che dici? E comunque, se posso permettermi, il mio capopalestra volante preferito è Anemone. Alice gli posso lo spiccio a casa, Anemone. Sono Alice, la capopalestra. Guardala! Neanche mi guarda! Vedi, l'ho detto che gli posso spicciare a casa questa Anemone. Sì, vinciamo con eleganza le lotte più arde dei miei Pokémon. Sì, ti piacerebbe. Ma ci hai messo anche le calze con le ali? Ti mostreremo una coreografia di lotta meravigliosa e imbattibile. Boh, questa è un po' svampita, mi pare. Wailord di Sliggoo. Bello Sliggoo. Wailord un po' meno, perché ce l'ho anch'io. Non volevo fare il paro con te, quindi. Uno dei due se ne deve andare. Vediamo un po' che hai tu. Aracampo. Nitro carica. Notte sperse sbricio il mano. Aracampo su. Oh no, su tutti Aracampo. Sono scemo. Sono scemo nel cervello. E Wailord si prenderà un po' di danni, il mio Wailord, dai. Però Sliggoo. Ok, niente. Andata così è andata. Va bene. Manda Shiftry. Ok, Shiftry, Nitro Garriga e ciao. Però. Facciamo? Dai. Ok, ci siamo. Eh no, non va bene così, Tu devi imparare a stare al tuo posto, Shiftry. Tu devi stare al tuo posto, non ti devi muovere. Guarda quel ladro, sprezzalam. Ma io. Mota giusto! Allora, nitro carica su. Su Sliggoo nitro carica, perché. Non me la raccontano giusta, sti due, Che si accaniscono sul povero Wailord. Se mando Riccione, ci becca le botte, Riccione, quindi no. Uno se ne deve andare. Poteva andarsene Shiftry, invece no. Vabbè, Shiftry che mi fa giga assorbo? Vital tiro? Ah, è furbo. Furbo è diventato. Vabbè, Incrofiamma su Shiftry e Nitro carica su Sliggoo e così ce la risolviamo. È vero, ha la iperpozza anche lei. Vabbè, però Shiftry se ne va. Anidorina. Niente, praticamente Aracampo ho sbagliato io perché pensavo che era una mossa di attacco, invece no. Non l'avevo mai sentita prima e dico, vabbè, attacca tutti, vediamo che combina. Invece no. È una mossa che aumenta le statistiche dei Pokémon erba. Sbricio il mano su Nidorina? Vediamo un po' che succede. Ti ascarezza, poi crash. Ah, Metal Scoppio, oddio no. No, no, no! Questa fa male, questa fa tanto tanto male. Ah,
dolore. Chi è che impara Splash? Chi è Paperissima? Che dolore che mi fa vederlo lì rosso. Oh, e allora? E che è sta lotta? Alice ti ho detto che sei svampito, no? Che sei una puttana. Cioè, c'è una bella differenza, ma voglio dire. Svampita, una che sta con la testa fra le nuvole, un po' così, un po' spaesata, un po'. Voglio dire. Tyrantrum, Bonsai, eri un Bonsly che mi è stato donato. Ti ho fatto andare KO perché sono un pezzente e mi dispiace. Ti avrei portato con me fino alla fine, ma il destino aveva altre sorprese per te. Tu dici, vabbè, a fine dell'avventura ti ci riconcili, no, perché cancello il salvataggio. E quindi non glielo fate sapere. Allora, per il prossimo video lo farò evolvere Sprizzi? In teoria sì. Bustina Aromi ce l'ho. Gliela do. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Nel prossimo vediamo se Sprizzi diventa quello che deve diventare. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Tyrantrum, ma mi dispiace. Però almeno abbiamo guadagnato un Boldore. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. Se vi va, e ci vediamo ovviamente al prossimo. Chiedo scusa, video. Ciao!